Stava cercando di salvare il salvabile, bisognava proteggere il raccolto minacciato dal maltempo, metterlo sotto il capannone, ma il muro ha ceduto e lo ha ucciso. È morto così sotto gli occhi dell'amico Andrea Moretto, 49 anni, a Zimella, in provincia di Verona. Bilancio pesante per il maltempo che si è abbattuto ieri su tutto il Veneto. Grandine e vento hanno sradicato alberi, danneggiato auto e provocato allagamenti. Nel Padovano sono state ferite da oggetti scagliati come proiettili oltre 60 persone. I comuni più colpiti, Abano e Montegrotto Terme. Sembra un paese in stato d'assedio, il commento del sindaco. Nel Veneziano una tromba d'aria si è abbattuta sull'isola di Pellestrina. Barche colate a picco, tetti scoperchiati, anche quello del Palasport. 86 anni e non ho mai visto un caso del genere, però non era come si dice, una tromba d'aria, era un tornado questo. La tempesta non ha risparmiato neppure il Vicentino. Ora si procede alla conta dei danni, nell'ordine dei milioni di euro. Il presidente della regione, Luca Zaia, in accordo con i sindaci delle località interessate, sta già definendo la richiesta per lo stato di calamità naturale.